L'amore per lei è completamente differente e le altre persone lo sanno e non si devono vergognare di quello. E non è che devono essere gelose di questo amore qui, che è completamente differente dagli altri amori. E poi il fatto che c'è quelle frasi tra noi due, delle cose che erano dei piani, i nostri piani. Finiscono i nostri piani tutto a un tratto e quello ti ha rovinato la vita, hanno rovinato i piani. Perché la vita vive di tanta speranza. E la speranza viene fatta tra le due persone, tra la coppia, di dire faremo questo, ce la facciamo, non vi preoccupate, ce la fai, Lucio. Il tempo si è cristallizzato alle 3 del pomeriggio di quel maledetto 25 ottobre del 2005 per Duccio Cresci, quando la compagna Raffaella Becagli viene uccisa a Bali, in Indonesia. A ricordarglielo quell'orologio regalatogli da lei, con una dedica speciale. Alle 3 di pomeriggio precise, questo orologio me l'ha regalato lei ed è ferma all'ora che è morta da quel giorno lì. E l'avrò sempre scritto: ti voglio bene tutta la vita, Raffa. Alle 3 di pomeriggio io ero in ufficio, la mia segretaria mi disse: Duccio, cosa è successo? Non lo so, è successo qualcosa. E da quel giorno lei è morta alle 3 di pomeriggio. A 16 anni di distanza, il volto solare di Raffaella è come il sole. Anche quando è nascosto dal nuvole della malinconia, c'è sempre. Cos'era per te lei? Ma tante cose. Però non voglio far commuovere nessuno, però il fatto è che la vita ti finisce in quel momento lì, è molto più facile, si soffre molto di più quando muore una persona al momento che nel massimo amore, che quando ci stai tanto tempo insieme, perché l'amore va avanti e indietro, è come nel marketing, nell'economia, c'è il ciclo di vita di un amore, no? Se nel ciclo di vita di un amore con un prodotto finisce nel momento più alto, te la ricorderai sempre te in quel momento altissimo, perciò qualsiasi cosa che abbia fatto per te, lei è la migliore, sarà sempre la migliore. Struggente il messaggio che il suo fidanzato ha scritto per ricordarla. Cara Raffa, sei ancora qui accanto a me nella quotidianità dell'oggi, perché quando si ama profondamente niente va perduto. Bella come il sole, ti dicevo, quello bello che scalda e illumina tutto ciò che tocca. Ti sorrido, non posso tenerti per mano, ma ti porterò sempre nel cuore. E voglio dare un messaggio solo di speranza, solamente di speranza, cerco di non mettere nessuna tristezza. Poi è un'altra cosa fondamentale: piangere fa benissimo. Non vergognatevi a piangere. E poi ricordatevi un'altra cosa: io mi sento la persona più fortunata al mondo perché io ho amato e sono stato amato da un angelo. Perciò non c'è altra persona più fortunata di me nella storia. Raffaella aveva appena 31 anni quando fu assassinata, attirata in un tranello da qualcuno che quasi sicuramente conosceva e di cui si fidava. Imprenditrice, Raffaella era una dei 5 figli di Mario Becagli, capostipite di Tessile Fiorentina. Le indagini non portarono mai a risolvere il caso. Niente movente, niente killer, nessun possibile mandante. Esclusa l'ipotesi della rapina e il tentato rapimento, restò la pista degli affari legata all'acquisto di un terreno a Brava, dove l'imprenditrice voleva acquistare un'abitazione e realizzare un magazzino per i mobili etnici che importava in Italia. E proprio a Bali avrebbe dovuto costruire un futuro, con il fidanzato Duccio, che oggi si occupa di marketing, creazione e sviluppo prodotti innovativi. Fu tra gli ultimi, probabilmente, ad avere un contatto con Raffaella via SMS il giorno prima dell'omicidio. E poi ho avuto altre due cose a lei meravigliose. Una, un biglietto dopo una settimana che era morta, un invito di vedere il film di Giorgia insieme. E poi una lettera meravigliosa che arrivò in ritardo, dove c'era scritto qual erano i nostri, quale voleva che lei fosse il nostro futuro, che mi sarebbe piaciuto anche a me.